sto seriamente pensando di fare il downgrade ad iOS 6 su questo. Quindi arriviamo a un bel numero di like e vi porterò un video su iOS 6. Questo è il mio iPhone 12 Pro Max. Bello, vero? L'avrete già visto in tantissimi altri video. Eppure oggi non sarà questo il mio iPhone principale. No, perché oggi ho deciso di intraprendere una nuova challenge e sarà lui il mio iPhone principale, l'iPhone 4S. Ma questa non è una challenge come tutte le altre, no? Come quella in cui ho usato per 24 ore un flip phone, ve la ricordate? Beh, questa challenge voleva essere una challenge come quella, ma purtroppo con questo 4S non sarà possibile e adesso vi spiego perché. Il perché è presto detto: lui ha iOS 9.3.4 e sapete qual è il problema di questo iOS? Che praticamente quasi tutte le nuove applicazioni non sono supportate, tranne TikTok, non so perché, vabbè, TikTok gira anche sulle calcolatrici, vabbè, a parte quello, quindi oggi, visto che devo pubblicare un video, devo pubblicare un reel, devo stare dietro a Instagram e ai miei social, purtroppo non potrò utilizzare solo lui. Però, siccome non so effettivamente quali applicazioni funzionano, quali no, cosa funziona, cosa no, come funziona, beh, lo andremo a scoprire assieme in questa giornata. Intanto, beh, cin cin, e che si dia inizio a queste 24 ore. Allora, notizia notiziona, sono riuscito a collegare le mie Galaxy Buds all'iPhone, anche perché lui ha già Apple Music, quindi una cosa positiva è che almeno andando in giro potrò avere la musica. Piccolo problema però, che è colpa mia, lo devo dire, non posso metterci la SIM, non la nano SIM, ma la micro SIM, quindi lo dovrò usare in tethering tutto il giorno. E poi un'altra cosa che io mi ero totalmente scordato, è il fatto che lui ha questo connettore qua, non ha il cavo Lightning. Quindi, siccome lui l'ho acquistato da eBay e l'ho acquistato ricondizionato, ho dovuto acquistare su Amazon un cavo di terze parti che ormai è tipo introvabile. Sono andato in qualsiasi negozio e mi hanno riso in faccia perché non se lo ricordavano neanche, figuratevi. Quindi, secondo sbaglio per me. Ora, però, vi porto con me. E usciamo perché devo fare un paio di cose, ma prima mi devo presentare un mio nuovo amico. E intanto questo Inception di Apple Watch vi fa vedere come si è buggato il tastino centrale, perché no, non so perché si vede così. Non ne ho la più pallida idea, giuro. Ma vi dicevo, questo qua è il mio nuovo amico, che ho da qualche settimana in realtà a casa, e che è il Lizto R. Uno, che è il mio nuovo robot fai da te, fai da tutto, anzi, che ho a casa, che mi ha mandato da provare appunto Listo, che è un qualcosa di fantastico. Perché? Perché è il mio robot autopulente, nel senso che lui, adesso ve lo farò vedere in azione, può lavare, può pulire e si pulisce da solo, perché qua dentro ha proprio una busta che riempie ogni volta che lui finisce di pulire. Poi dall'app, che adesso appunto vi farò vedere, è incredibile perché lui fa il tracciamento di tutta la casa, quindi lui traccia in automatico tutte le vostre stanze e poi rifà il percorso che ha fatto in precedenza. Ma soprattutto io quello che ho iniziato a fare, che continuo a fare in questi giorni, è lasciarlo programmato, quindi io programmo che lui un certo tot di volte a settimana pulisce, e una volta che ha pulito lo faccio anche lavare per terra, perché lui ha proprio un tank all'interno dove poter mettere l'acqua, e grazie a dei pannetti ricambiabili è possibile appunto farlo lavare per terra, che è una cosa che a me, ragazzi, ha svoltato. Io abito da solo, quindi non ho voglia di pulire tutti i giorni, di lavare tutti i giorni, quindi adesso ci pensa lui. E pulisce benissimo, oltretutto, visto che ve lo devo far vedere, ha un sacco di sensori, è veramente bellissimo. Adesso lo metto in azione prima di uscire. Allora, cerco di capire se è disponibile anche per questo iPhone. In realtà l'app me la fa vedere, ma penso proprio che una volta che proverò a scaricarla mi dirà che non è compatibile. E infatti
Listo, non è compatibile con iPhone, mannaggia. Quindi niente, ve la farò vedere da questo iPhone che sta riprendendo. Ok, questa è l'interfaccia dell'applicazione. Io premo sul mio R1. Questa è casa mia, come l'ha mappata lui. Come vedete, ecco i passaggi vari che fa per non colpire i diversi mobili. Io gli do adesso la potenza che voglio che tenga per pulire, confermo, non lo metto in modalità lavaggio, ma solo in modalità pulizia. Gli do da pulire camera 1, camera 5, camera 3 e iniziamo. Ok, allora, cuffiette ci sono, mascherina c'è, l'iPhone pure, penso, perché è talmente tanto piccolo che in tasca non lo sento neanche, ragazzi, è minuscolo, è incredibile, lo chiudo con una mano sola, quanto è piccolissimo. Bene, allora faccio partire il robot e usciamo. Lui ha iniziato a pulire, io lo saluto e noi usciamo col nostro iPhone 4S. Mamma mia, ragazzi, ma chi è che se lo ricorda? Lo sblocco così. Lo sblocco così, non c'è nessun Touch ID, nessun Face ID, figuratevi, niente. Però vabbè. Ragazzi, è disconnesso dal wifi. Non so se ve lo ricordate questo centro di controllo, ma se io tengo premuto no, non va da nessuna parte. Quindi devo per forza passare dalle impostazioni. Come abbiamo fatto a vivere senza? Ok, ho preso la colazione. Spoiler, no, il 4S non aveva ancora Apple Pay, quindi vai di carta. Prime cose su questo 4S. Non funziona quasi nulla. Avevo più o meno ragione, nel senso che Instagram, Facebook, le mail, eccetera, le bisogna gestire tutte da Safari praticamente. In realtà le mail no, perché si può mettere sull'applicazione mail, però è lentissimo, ragazzi, è lentissimo. Questo è sicuramente colpa di iOS 9, perché appena uscito questo 4S, che vi ricordo essere stato il mio primo iPhone, era una scheggia. Ora però faccio qualche foto, torno a casa e c'è da pubblicare il video di oggi. Questo video è registrato dal 4S e vi posso far vedere anche che intanto il robot a casa ha finito di pulire e sta ricaricando. E io non ho la più pallida idea di come voi mi stiate vedendo in questo momento o sentendo in questo momento, perché sto registrando dall'iPhone 4S. Ragazzi, una cosa, i video di questo iPhone, ma quanto sono zoomati? Io non so perché sia così tanto zoomata la fotocamera, però va bene. Ok, sono tornato a casa, il mio caro amico robottino R1 di Lizto ha finito. Eccolo qua, è tornato, ha pulito tutto quanto per terra e adesso, tra un attimo, gli faccio fare anche il lavaggio. E probabilmente anche lui l'ho lavato perché si è ristretto talmente tanto che è troppo piccolo, è troppo piccolo. Vabbè, adesso comunque accendo il Mac che c'è da fare la miniatura per il video. Ok, miniatura fatta, eccola qua, siamo pronti per uscire con il video, ma adesso mi tocca capire se con lui riuscirò a caricare tutte le varie storie, eccetera, eccetera. Ovviamente non sarà possibile farlo dalle applicazioni perché, beh, non ci sono. Ho provato a scaricare anche applicazioni di terze parti, un pochettino strane, eccetera, ma purtroppo non si possono scaricare. Queste sono le uniche app che sono riuscito a scaricare e che mi servono. Incredibilmente Discord, Telegram, eccetera, funzionano. Ma ahimè non funzionano molto bene perché, beh, sono lentissime. Questa è l'interfaccia di Telegram e ragazzi, praticamente non si vede nulla, niente. Questa è la porzione che si vede di una chat. Ovviamente, avendo una tastiera così piccola, è difficilissimo non fare errori. Quindi è addirittura più lento scrivere con una mano sola perché ovviamente è tanto complicato. E poi, appunto, come vi dicevo, ragazzi, è veramente lento. Ma anche nell'apertura delle applicazioni di Apple, come vedete, anche l'applicazione musica, guardate quanto tempo ci mette per
aprirla. Ecco qua, finalmente si è aperta. Però guardate quanto carina questa cosa che io non mi ricordavo ci fosse, cioè il vecchio centro di notifiche che era diviso nella sezione oggi e nella sezione notifiche. Nella sezione oggi c'era qualche tra virgolette widget, tra virgolette, mentre invece nella sezione notifiche c'erano appunto le notifiche, eccole qua. E quindi era abbastanza diverso e anche all'arrivo di una notifica purtroppo non si poteva rispondere magari tenendo premuto o roba del genere. E anche ad esempio la ricerca Spotlight era totalmente diversa esteticamente. Per questo io vorrei fare un video con l'iPhone 4S, però col vecchio software, magari un iOS 6, però non sono riuscito a trovare il modo per riuscire a farlo. Se qualcuno appunto sapesse come fare, mi raccomando, fatemelo sapere. No, ragazzi, ho appena scoperto una cosa. Se Facebook funziona, anche se ti dice appunto browser non supportato, stai usando un browser non supportato da Facebook, pertanto ti abbiamo renderizzato a una versione più semplice per offrirti un'esperienza migliore. E comunque voglio dire, ok, certo, no, non sarà una scheggia, anzi, non lo è per niente, però almeno un minimo funziona. Ho provato ad aprire Twitter e dice questo browser non è supportato e consiglia di scaricare Google Chrome, che però se proviamo ad installare, ragazzi, indovinate un po', non è supportato da questo smartphone. Quindi Twitter, ad esempio, non potrà mai più girare su un iPhone 4S. Ma tornando al nostro amico, come vedete, questo qua è un add-on da attaccare dietro al nostro R1 e infatti adesso staccandolo possiamo mettere qui dietro, qua intanto c'è appunto il cassettino dove va a finire la polvere che poi viene presa da lui, qua dietro c'è un tastino, quello che ha detto lui, ecco qua possiamo mettere l'acqua come vedete da questa piccolissima indicazione e qua sotto possiamo mettere anche questo altro add-on, ecco qua che null'altro è se non appunto il pannetto che Entering mopping mode. esatto, lo fa entrare in modalità lavaggio. Intanto ragazzi, qua è iniziato l'evento Unpacked di Samsung, ho tenuto proprio in questo momento, quindi lo seguirò dal PC e intanto sto seriamente pensando di fare il downgrade ad iOS 6 su questo. Quindi arriviamo a un bel numero di like e vi porterò un video su iOS 6 nel 2021. Secondo me potrebbe essere un'idea interessante. Fatemi sapere. Ragazzi, sta squillando. Allora, provo. Pronto? Dai, bene, va bene. Quando vedrai questo video capirai da che telefono ti sto chiamando. Mi sentivano benissimo, mi sentivano molto molto meglio di quanto mi sarei mai aspettato. È un telefono che è invecchiato benissimo se non fosse per iOS 9, che l'ho distrutto, poverino, il mio piccolo bambino. Ah, comunque, raga, io l'ho provato TikTok, ma come vedete, no, no, non funziona, è veramente piantatissimo e continua a non riuscire a caricare niente, insomma, è veramente, veramente tanto, tanto lento. Sono passati 5 minuti della conferenza Samsung e mi sto già addormentando. Ah, comunque hanno presentato i nuovi Galaxy Book. Ok, adesso vi faccio entrare un po' nel come registro i miei reel barra TikTok per Instagram o appunto TikTok. Questo qua è il setup che uso, quindi la fotocamera messa in verticale, il microfono di qua, una luce circolare qui e una luce che mi illumina questa parte qua. Mentre invece sulla scrivania c'è quest'altra luce che va ad illuminare la parete, diciamo, di un altro colore che faccia un minimo di contrasto con i LED e con i nano leaf che ci sono di qua. Quindi ora registro il reel che avrete sicuramente già visto sul mio Instagram o su TikTok. E sì, dovrò leggere il testo da qui. Da qui. Ciao.
E siamo arrivati alla fine di questo video, che come sempre accade per questo genere di video, non sai mai dove va a parare fino a quando non lo giri. Ed effettivamente è quello che è successo, perché avevo tutt'altre intenzioni per questo iPhone 4S, che però si è rivelato essere totalmente diverso da quello che mi sarei mai aspettato, perché purtroppo non è più un iPhone usabile. Non lo è più. E mi dispiace un sacco, perché io in realtà pensavo che una volta preso in mano, una volta configurato, lui sarebbe potuto essere un ottimo iPhone secondario, perché è compattissimo, lo metti in una tasca, te lo dimentichi pure. Mi aspettavo qualcosa di meglio, ecco. E invece, purtroppo, ragazzi, le tre cose che vi ho fatto vedere in questo video sono le uniche tre cose che lui può fare. Però questo video apre ad un altro scenario, cioè quello di provare iOS 6 nel 2021. Se vorrete, farò un video reaction a me che provo iOS 6 dopo 8 anni. Io intanto però devo ringraziare tantissimo Listo per aver sponsorizzato questo video, per avermi mandato il loro R1 da provare. E chi li ringrazia non è il me youtuber, ma è il me studente fuori sede che vive da solo e che non sapeva come vivere praticamente. Beh, grazie a loro adesso so come farlo, perché il loro robot, ragazzi, è veramente, veramente tanta roba, e con tutti gli accessori che ci sono in confezione, oltretutto con una promo che è disponibile sul loro R1, che vi lascio ovviamente qui sotto in descrizione, ragazzi, secondo me è davvero da prendere al volo, e se io non ce l'avessi lo prenderei assolutamente, perché caspita, dimenticarsi di dover fare le pulizie per terra in tutta la casa, perché lui fa tutto, pulisce, lava. Fantastico, io non ho davvero altre parole se non fantastico. Lo sapete, io non sponsorizzo cose che non mi convincono. E ragazzi, io sono non convinto di più. Di più, l'ho già consigliato ad altre tre persone che conosco, è veramente bello e anche oltretutto ci sta bene in casa, secondo me. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere se avete mai usato un iPhone 4S, se usate adesso un iPhone 4... Ah no, se usaste adesso un iPhone 4S non me lo potreste far sapere, perché l'applicazione di YouTube non funziona. E ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!